in regione con Pio Russo e la partecipazione di Nicola Marrazzo su Radio Amore Napoli. Ben ritrovati su Radio Amore Napoli, torna l'appuntamento con in regione. Io sono Pio Russo e accanto a me c'è il presidente della terza commissione permanente per le attività produttive, lo sviluppo, il turismo e il lavoro, Nicola Marrazzo. Bentornato Nicola. Buongiorno e bentrovato. È un grande piacere come sempre averti qui. Allora Nicola, il primo argomento che affronterei oggi purtroppo è un argomento drammatico all'ordine del giorno. Partiamo dagli attentati terroristici che ci sono stati a Bruxelles e anche in Pakistan naturalmente, contro poi cristiani in un parco dove c'erano molti bambini. Partiamo da questo per innanzitutto sapere la tua opinione sull'argomento e poi ci dedicheremo a quello che è l'allarme sicurezza anche qui a Napoli. Io credo che gli ultimi episodi testimoniano ancora di più che alla barbarie non c'è mai fine, e mi riferisco soprattutto a quella del Pakistan, perché magari un paese così lontano da noi lo viviamo con meno attenzione, con meno pathos, ma immaginare che si compia un attentato dove ci sono quasi solo bambini, vuol dire che ormai non c'è più limite. Per quanto riguarda invece gli episodi terroristici che si sono svolti a Bruxelles, credo che sia ora che l'Europa faccia un passo avanti, perché altrimenti veramente diamo solo sfogo a populismi che da un lato alimentano rancori, odi tra le persone, ma dall'altro non producono niente di buono. Basta immaginare che da una parte abbiamo gli episodi di terrorismo che quindi alzano sempre di più il livello dello scontro anche religioso tra popolazioni, dall'altro abbiamo il fenomeno dei migranti che è altrettanto importante, per cui l'Europa deve fare un passo in avanti per dotarsi di una propria intelligence, di frontiere comuni. Cioè la frontiera non può essere, del resto con Schengen non lo è, tra l'Italia e l'Austria piuttosto che la Svizzera e la Francia, ma tra l'Europa e il resto del pianeta, così come la frontiera che finisce in Polonia piuttosto che in Ucraina, è il resto del mondo che deve essere, è quella la frontiera. Certo. Allora se ci incominciamo a dotare di una polizia europea, di un servizio alle frontiere vere dell'Europa, probabilmente faremo molto di più e costruiremo un'Europa più unita, perché altrimenti i muri sorgeranno sulla rotta dei Balcani piuttosto che nel mare del canale di Sicilia, e ognuno si costruirà una propria frontiera, venendo meno a quello che è il dettato vero della Costituzione degli Stati Uniti d'Europa. Però c'è una domanda che volevo farti. Secondo te è facile attaccare una nazione dove lo spirito nazionalistico non è forte? Cioè in Belgio ci sono fiamminghi e balloni, in Spagna per esempio baschi e catalani, anche noi qui in Italia, nord e sud, ci sono nazioni molto. Io credo che lo stile di vita nostro che si presenta a facili attacchi, ma al di là se succede in Francia piuttosto che in Belgio, in Gran Bretagna o in Spagna o in Italia, perché comunque noi siamo in una fase di allerta, l'agguato è possibile a tutti, perché l'atto di terrore è un vero e proprio agguato, non c'è poco da fare. Certo c'è tutta una fase di prevenzione fatta dall'intelligence che dovrebbe comunicare di più, dovrebbero comunicare di più tra di loro le intelligence dei diversi paesi, perché il patrimonio dell'informazione diventa fondamentale nella prevenzione, e abbiamo visto in questi giorni il ministro dell'interno che invocava proprio con forza la condivisione di informazioni, perché non si può immaginare che un paese come il Belgio piuttosto che un altro paese europeo abbia conoscenze di tutto e di tutti se questo non viene messo in rete. I servizi di intelligence dei diversi paesi devono condividere le informazioni, perché alla fine la prevenzione è un bene comune che deve interessare tutti i confini dell'Europa. Assolutamente sì. Torniamo da noi, quindi in Campania. Naturalmente in Italia è stato innalzato il livello di allerta
mi certo, viene da pensare a Roma, ma anche, anche perché noi abbiamo il giubileo, abbiamo il giubileo a Roma, quindi queste notizie tragiche hanno tra virgolette un poco oscurato negli ultimi tempi, ma il giubileo per chi è cristiano è un evento fondamentale, importante, che determina l'afflusso di numerosi turisti nella, nella città di Roma, e da qui poi si vede anche nelle, nelle immagini televisive la blindatura di Piazza San Pietro, e fortunatamente abbiamo un Papa che di blindatura non vuole sentire parlare, cioè lui continua ad avere un atteggiamento che secondo me dà forza a tutti quanti noi, quando lui dice noi non dobbiamo cambiare il nostro stile di vita perché in quel momento vuol dire che avremmo perso. Anche perché appunto più hai paura più diventi poi, esattamente, ti metti in pasto ai terroristi. È così, alla fine dove ti vai a chiudere, dove? Infatti io vorrei citarti un episodio che mi è capitato personalmente. Il giorno dopo gli attentati di Bruxelles ho preso la metropolitana per necessità personale, era molto più vuota degli altri giorni, e comunque chi viaggiava con me avvertiva, sentiva la paura, perché sentivo in molti che parlavano e dicevano speriamo che non accada nulla, speriamo che comunque non succeda nulla. È così, perché poi alla fine si crea, cioè la paura pervade tutti noi, ed è normale che basta avere un attimo di affermarsi e ti vengono in mente tutte le cose che stanno succedendo. Infatti c'è stato, per me la cosa più grave che è successa è stata quella di nel Pakistan, senza voler sottovalutare quello che è successo in Belgio, ma l'idea stessa che coinvolgere un parco giochi, c'è qualcuno che immagina di mettere una bomba, fare un attentato in un parco giochi dove ci stanno quasi esclusivamente bambini, vuol dire che non c'è più ragione che possa tenere. Manca anche una sorta di rispetto della morte, del pericolo che si crea, perché effettivamente colpire poi dei bambini rende poi tutto ancora più grave di quello che è. E infatti è proprio questo, cioè l'idea di farla dove ci stanno dei bambini inermi che stanno giocando e che rappresentano il futuro, non sono il presente, rappresentano il futuro. Tu vai ad ammazzare il futuro, vai ad ammazzare delle personcine inermi, ma che come si può immaginare una cosa del genere? Che non c'entrano nulla e non capiscono neanche qual è la questione del contendere. Che poi è una vera e propria questione non c'è, questo è il punto. Nicola, alleggeriamo un pochino i toni. Parliamo di turismo. Innanzitutto parleremo di quello che è stata la positività del turismo qui a Napoli in Campania durante i giorni di Pasqua, poi ci dedicheremo anche a qualche nota dolente, però effettivamente è stato l'ennesimo trionfo della nostra terra. Oggi su Facebook ho visto una foto in cui si vedeva Napoli stracolma di turisti, e poi c'era un posto a fianco che diceva i media non ci coprono perché di Napoli bisogna parlare solo in negativo. È parzialmente vero, secondo me è parzialmente vero, perché il dato di afflusso turistico nella nostra regione ormai è un trend positivo che dura da almeno 2 anni. La copertura mediatica in parte manca, ma noi dovremmo incominciare a pensare come dobbiamo fare a non dare notizie negative, perché Napoli è una città conosciuta nel mondo, quindi non è con tutto il rispetto per altre città, non è una città che conoscono nella cinta urbana. Napoli è conosciuta nel mondo, e quindi Napoli è la storia. Tutte le notizie negative sappiamo benissimo che hanno un risalto maggiore, hanno una cassa di risonanza sì molto maggiore. È così, però se noi riusciamo a far diminuire con prevenzione, con attività di miglioramento della qualità della vita, dando le risposte giuste ai nostri concittadini, probabilmente faremo venire a mancare il tessuto da cui l'humus da cui queste notizie arrivano. Cioè se riusciamo a tagliare quel cordone ombelicale tra povertà e criminalità,
probabilmente avremo fatto un buon lavoro e sicuramente a quel punto si incomincerà a parlare molto più delle notizie positive, che le notizie positive raramente ricevono un grande audience. Quella negativa invece lo ricevono sì. Di più. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco torniamo con In Regione. In Regione con Pio Russo e la partecipazione di Nicola Marrazzo. Rieccoci in onda in Regione con Nicola Marrazzo e Pio Russo. Ci sono due domande che ti voglio fare a proposito dell'argomento di cui stavi parlando prima della pausa pubblicitaria. La prima riguarda una mia opinione personale, la seconda invece le istituzioni. Per quanto riguarda le mie opinioni personali, ho letto naturalmente alcune notizie, ci sono stati due scippi se non mi sbaglio ai danni di alcune turiste. Stessa cosa che è successa anche a Milano, si è scatenata la solita polemica se succedeva a Napoli, se è successo a Napoli ne hanno parlato tutti, a Milano naturalmente nessuno dice nulla. Innanzitutto il fatto che comunque la notizia di Milano sia venuta fuori significa che qualcuno ne sta parlando. Io poi dico sempre una cosa, a me non interessa quello che succede altrove, a me interessa quello che succede a casa mia. Naturalmente nell'ambito di centinaia di migliaia di turisti che sono venuti qui può succedere la cosa negativa. Ma io credo che innanzitutto non mi appassiona l'idea di due scippi a Milano, due scippi a Napoli. Io mi auguro che non ci siano né a Napoli, certo, e né a Milano. Credo che siano episodi di microcriminalità che possono capitare in qualunque città del mondo. Se poi queste città hanno un'affluenza turistica dei livelli che stiamo vedendo su Napoli, non voglio dire che è normale, ma lo si può mettere nel conto che possa succedere una cosa del genere. Ma non credo che la notizia è che è Napoli in se stessa la notizia, quindi magari esce in negativo, esce in negativo perché è una cosa che riguarda Napoli e quindi è Napoli la notizia, non il fatto, non lo ship. Certo. Per quanto riguarda invece le istituzioni, ti voglio chiedere appunto come hanno reagito secondo te appunto le istituzioni a questo flusso di turisti. Ma a questo proposito vorrei dire due cose essenzialmente. Uno, fare gli auguri all'assessore al turismo Corrado Matera, che da quando è stato nominato in pratica ne sta passando uno più del diavolo, e mi auguro che al più presto lui guarisca, cioè faccia una convalescenza adeguata, perché è tanta la voglia di mettersi in campo che non riesce ad avere a fare un periodo di convalescenza vera e quindi c'è la ricaduta. Io gli auguro di fare una convalescenza in modo da guarire del tutto e riprendiamo cioè iniziamo a lavorare sul serio. L'altra cosa invece, mi volevo congratulare questa è una cosa che difficilmente accade, però in questo caso loro meritano tutte le mie congratulazioni, un plauso vero agli amministratori dell'isola di Ischia. Mi riferisco al sindaco di Ischia, di Barano, il sindaco di Laccameno, più le associazioni Confesercenti, Confederalberghi e quant'altro, che sono stati a Mosca ad una delle più importanti borse del turismo a vendere il prodotto Ischia. Devo dire che sono particolarmente colpito da questa iniziativa, perché è stata fatta bene, è stata costruita nel modo giusto, probabilmente c'era bisogno anche di un sostegno maggiore da parte della Regione Campania, cosa che la prossima volta non gli faremo mancare, ma finalmente anche a Ischia qualcosa si muove e a loro va un plauso. E ci uniamo naturalmente tutti quanti. Esattamente. 30 secondi ti chiedo della questione circumvesuviana che è rimasta chiusa il giorno di Pasquetta, o meglio ha chiuso alle 13. E sui trasporti torniamo sempre allo stesso argomento. Noi abbiamo grandi difficoltà nella gestione dei servizi ordinari, abbiamo grandi possibilità di risorse per investimento, abbiamo scarse risorse per quanto riguarda la gestione ordinaria. È un trend che bisogna invertire. Alcune forme di radicalismo sindacale devono fare il confronto con i tempi che noi viviamo e
cercare di garantire al più presto una inversione di tendenza in modo tale da poter dare i servizi indispensabili ai nostri concittadini. Vale anche per noi cittadini, perché se lanci le pietre contro il treno della circumvesuviana, il treno la mattina dopo torniamo non è più. Sempre all'educazione, esatto, sempre civica famosa civica. Questa è una cosa che però bisogna bene dire comune, perché succede ormai tutti i giorni che i treni ma anche gli autobus siano bersaglio dei vandali. Esattamente. L'ultimo argomento per quanto riguarda quest'oggi. Beh, ma non mi dire che sei rimasto a piedi tu. Stamattina sì. Vabbè, questa è una cosa che ti fa bene. Stamattina, dopo le ricche le ricche ribagioni di Pasqua, esatto, l'avranno fatto proprio per farti ritrovare. Sì, sì, l'hanno fatto per me. C'era un cartello sugli autobus che diceva non fate salire Pio perché deve camminare. Deve camminare. Ho fatto 4 km e mezzo a piedi, lo confesso, per arrivare puntuale in trasmissione. Ce l'ho fatta. Ma non avevo dubbi. Ce l'ho fatta, però effettivamente camminare non fa male. No, diciamo, assolutamente. Non fa male, assolutamente. Ultimo argomento per quanto riguarda questa giornata insieme. Allora, incombono le elezioni, ormai a grandi passi, di settimana in settimana ci avviciniamo alle amministrative. C'è stato il terzo ricorso bocciato ad Antonio Bassolino. La prima curiosità che ho, tu sei un navigato uomo politico, se mi consenti, perché ormai sei in politica da tantissimi anni. Cosa ha spinto e cosa spinge Antonio Bassolino a non fermarsi? Perché stamattina, per esempio, mi è capitato anche di ascoltare un'intervista all'ex sindaco di Roma Marino, il quale ha fatto intendere che magari ci potrebbe essere una sua ricandidatura. Quindi cosa spinge magari un uomo politico a non fermarsi? Vabbè, pensi che tra Marino e Bassolino ci sono due mondi completamente. Assolutamente sì, ti ho fatto questo esempio per dire che comunque cosa spinge magari poi un uomo di navigata esperienza politica a non fermarsi? Credo che Bassolino abbia, io dico legittimamente, portato avanti una sua battaglia che l'ha visto perditore per 250 voti, poca roba davvero. Però noi prima o poi un grazie a Bassolino glielo dovremmo dire, perché è grazie alla sua tenacia, alla sua testardaggine che poi alla fine si sono fatte le primarie. Secondo me è stato il risultato troppo borderline per cui Bassolino si è sentito, visto quel video, si è sentito un poco, come dire, tra virgolette, tradito da alcuni presunti illeciti. Ma credo che ormai con la definitiva bocciatura anche dalla Commissione Nazionale il dato sia tratto, oggi è il momento di impegnarsi per fare una campagna elettorale, per sostenere il candidato della coalizione, che è l'onorevole Valeria Valente, e credo che Bassolino alla fine non farà mancare il suo apporto, essendo lui un uomo di partito da sempre, certo. Quindi, ed essendo anche la Valente nata poi con Bassolino, questo non è proprio il massimo. No, ma non per niente, perché probabilmente poi alla base di tutto c'è sempre l'uomo, e quindi fatto stesso magari che lui in campagna per le primarie ci dava sempre che lei stava nella stanza a fianco, è una cosa che non avrà gradito particolarmente Bassolino. Ultima cosa, come facciamo sempre, perché decidemmo di chiudere poi così tutti i nostri appuntamenti, il termometro della regione. Il termometro è come se si stesse preparando la primavera. Passato l'inverno in cui si è pensato a mettere insieme i programmi e quant'altro, credo che fra poco, con le belle giornate, incomincerà anche l'azione dell'amministrazione regionale ad avere i propri frutti. Anche perché tra le altre cose si avvicina poi un periodo in cui ci sarà molta positività secondo me per la Campania, perché arriveranno ulteriori turisti, arriveranno altre cose, si realizzeranno vari progetti. Perché abbiamo un appuntamento fondamentale per la Campania, che non vorrei che fosse sottovalutata, le Universiadi. Le Universiadi del 2019. È l'evento più importante che abbiamo dagli ultimi anni, in esatto. Pratica. Se, l'ultimo fu il mondiale del 90, se esatto, non ricordo male. Se noi riusciamo a dare la giusta attenzione, il giusto valore alle Universiadi, riusciremo probabilmente ad essere ancora più presenti nel mondo, perché quando parliamo di Universiadi vorrei ricordarlo che è un evento mondiale. Assolutamente non sì, 150 evento, paesi dal mondo. Esattamente. E non solo, ci saranno nel 2019, ma entro il 2018 tutto dovrà essere pronto.
È così, e quindi quella è la grande sfida. Se riusciamo a mettere in campo le migliori energie, le migliori risorse per dare un risultato soddisfacente, credo che sarà un ulteriore trampolino di lancio per la campagna. Assolutamente sì. Noi chiudiamo con qualche minuto di anticipo, perché sì, tu hai impegni istituzionali ai quali non puoi venire meno. Naturalmente l'appuntamento è per la prossima mercoledì settimana prossimo. Esatto, perché magari recuperiamo pure i 5 minuti. Assolutamente sì, perché è sempre un piacere poi averti con noi. Quindi io saluto e ringrazio Nicola Marrazzo. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a Lollo Maggio in regia. Io vorrei che tu lo chiamassi come Anzio lo definisci. Anzio Man. Esatto, il nostro Anzio Man. Bentornata Anzio Man. Ti è mancato? È un po' sì. Ti è mancato, perfetto. Quindi grazie a Lollo Maggio in regia, e da Pio Russo è tutto. In regione con Pio Russo e la partecipazione di Nicola Marrazzo.